bello così. E il frigo vuoto già lunedì. Non mi sono mai sentito James Dean. Sono la brutta copia di un film di Spike Lee. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del puzzle. Anche se giri per casa, il nostro gioco di sguardi ora è un incastro sbagliato. Qualcosa non si è infilato e direi che ci ho provato, ma in che razza di stato mi hai lasciato tu? Dice che è la brutta copia di un film di Spike Lee, ma in realtà è il fratello di una rockstar, il fratello di Luciano Ligabue, Marco Ligabue. Eccolo qua. Eccoci qua. Ha pure la stessa faccia, incredibile. Ciao. Ciao Marco. Ciao, eccoci. Somiglianza impressionante. Ti assomigliamo, mamma mia, incredibile. Eccoci qua. Poi me la spieghi questa faccenda della brutta copia di... Se hai tempo, dopo di... te la spiego. Allora, tu sei il fratello di Luciano, sì, e fai il suo stesso mestiere. Sì, sono un matto che anch'io ho deciso di fare il cantautore come Luciano, però tutto parte da una famiglia. Pensa che i nostri genitori erano appassionati di musica, ma negli anni 70 furono tra i primi a fondare una balera dalle nostre parti. Io arrivo da Correggio, dall'Emilia, e fondarono una balera dove il sabato facevano le orchestre e liscio, ma durante la settimana cominciarono a fare grandi concerti di musica live. Passarono Pavarotti, Claudio Villa, l'Equipe 84, certo, Riccardo Fogli, e io e Luciano siamo cresciuti in questa balera affascinati, rapiti dal palco, dalla musica, e quindi diciamo che nel nostro destino, oltre che nel DNA, c'era la musica. Essere il fratello minore di Luciano significa anche fare i conti con questa presenza ingombrante? Ma guarda, ovviamente ci devi fare i conti. Innanzitutto è stato bello all'inizio, perché io sono cresciuto in una casa dove, oltre alla passione dei nostri genitori, c'era le chitarre di Luciano, le ho prese in mano, ho iniziato, certo, la musica grazie a Luciano. Lui mi ha anche regalato un'acustica appena... visto che insomma ci stavo prendendo gusto, mi stava diventando una passione. Però dopo ci devi fare i conti, perché quando esci come fratello Luciano Ligabue crei un sacco di pregiudizi, ovviamente. Sì. E anche di aspettative. Di aspettative, di mille cose. Se vuoi ti racconto un aneddoto, sì, guarda che questo è carino. Quando sono partito da cantautore, insomma, dopo tanti chioschi, gelaterie, bar, insomma, la solita gavetta, arriva la grande chiamata. Mi chiamano il festival più grande che fanno in tutta la Sardegna, Mondo Ichnusa, organizzato, insomma, dalla famosa birra che conosciamo. E andiamo lì, c'erano 60.000 persone. Io e il mio chitarrista dovevamo fare mezz'ora prima di Caparezza. Io non avevo mai cantato davanti a 60.000 persone. Partiamo con la prima canzone, tutto il pubblico, Caparezza, Vasco, insomma, Ligabue, cioè, tutti inveivano contro di me. La seconda canzone ancora peggio, io, cioè, ero spiazzato, non mi era mai capitato una cosa di quel tipo. A quel punto però noi emiliano e romagnoli abbiamo una cosa, che nelle difficoltà tiriamo fuori degli artigli che neanche sappiamo di avere. Ho detto: adesso silenzio tutti, io questa sera devo fare mezz'ora di concerto, dopo questa mezz'ora potrete giudicarmi, dirmi che sono bravo, non bravo, simpatico, antipatico, quello che volete, ma prima mi ascoltate e poi mi giudicate. Da lì ovazione, boato, e hanno cantato con me le quattro canzoni. Bravo, bravo Marco. Senti, hai mai pensato di cambiare nome per evitare inutili paragoni? Ma guarda, da quando mi sono lanciato da solista, subito col mio staff ci avevamo, certo, pensato, no? Perché sai, è un cognome con cui devi fare i conti, però ho detto, ho questa faccia qua, ho questa voce, arrivo da Correggio, sono orgoglioso del cognome che mi ha tramandato mio padre, no? Perché? Il mio nome l'ha scelto mio fratello, perché i miei genitori mi volevano chiamare Luca, ma Luciano, che è innamorato di un amichetto che si chiamava Marco, diceva no, 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 Marco, chiamiamolo Marco. Ma da dove devo scappare? Sono, certo, Marco Ligabue, lasciare o perdere. Insomma, cioè... Sì. Senti, Luciano è 10 anni più grande di te. No? Luciano è 10 anni in più. Tu sei cresciuto nella sua ombra, diciamo. Ma guarda, più che nella sua ombra, io ho fatto una vita bellissima grazie a Luciano. Tutti me lo chiedono, magari a volte si pensa sempre che tra fratelli ci siano anche gelosie, invidie, ma io lo ringrazierò sempre, perché da un ragazzo che io giocavo al campetto da calcio dell'oratorio, a calcio ballilla al bar, a un certo punto mio fratello è partito, era bravo e quindi mi trasmetteva anche la sua bravura, mi alzava l'asticella, e poi mi ha messo all'interno del mondo della musica, dello spettacolo, dei concerti. Cioè io dal paesino mi sono ritrovato in giro tutta Italia in mezzo a degli strumenti, per me era la vita che sognavo, e quindi lo ringrazierò sempre. Senti, tuo fratello ti ha incoraggiato quando ha capito che anche tu volevi cantare da solista? Allora, Luciano è uno di poche parole, ma sì, hanno un peso quando, sì, te le dice, no? Le parole. Lui mi ha regalato una chitarra acustica prima, poi una chitarra elettrica. Fa poche cose, ma plateali, no? Sì. E mi ricordo che io
a un certo punto ho vinto la paura di lanciarmi da cantautore, perché prima io stavo nella mia comfort zone, chitarrista, scrivo le canzoni, stavo un po' dietro le quinte. Poi a un certo punto mi è arrivata questa voglia. Luciano mi ha detto: facciamo così, se hai voglia di partire a cantare le tue canzoni, io adesso ti mando subito dal mio vocal coach, così ti fai il tuo percorso di canto, e ricordati una cosa, chi si scrive le canzoni se le deve anche cantare. E da lì mi ha dato la scintilla per partire. Quando ti sei sentito pronto, hai creato un tuo gruppo e poi invece sei diventato solista. Come si chiamava questo gruppo? Il gruppo si chiamava Irio, abbiamo fatto 10 anni meravigliosi, 4 sì. dischi, festival bar, insomma tante cose belle. E, diciamo, io arrivavo prima da gruppi di divertimento, a 20 anni avevo più voglia di fare il Blues Brother della bassa, di Reggio Emilia, di Correggio, no? Poi a un certo punto la musica ha chiamato, voleva qualcosa di diverso, cercavo un percorso più di spessore, ho messo in piedi Irio e poi a un certo punto proprio ho trovato la forza di lanciarmi, di abbattere quel muro, come dicevo, lanciandomi da cantautore, e sono 10 anni compreso Mondi Knusa, quella sì. serata lì, insomma, che sto vivendo una fase meravigliosa. Senti, tu sei stato il più grande fan di tuo fratello, da come ne parli si capisce benissimo, no? Guarda, io andai al suo primo concerto nell'87, eravamo pochi amici, conoscenti, no? E da lì io proprio quando vidi Luciano diverso, perché Luciano in realtà nella vita privata è molto introverso, sì. chiuso, magari uno se lo vede a San Siro, no? Esplosivo, in realtà lui e non ci aveva fatto sapere nulla. Vado a questo concerto, ma aveva già il portamento rock, sembrava già uno nato su quel palco, ma è mio fratello quello, no? E a un certo punto comincia a fare delle canzoni bellissime, insomma, io mi innamoro di queste sue prime canzoni, da lì ho fatto un giuramento, io mio fratello, oltre che volergli bene, lo sostengo. Terrò sempre al meglio che posso perché se lo merita e da mi piace ricordare, tuttora pensa che collaboriamo, quindi sono passati 35 anni, però mi piace ricordare i primi 2-3 anni. Sai cosa facevo per aiutarlo? Mi sono inventato un nuovo mestiere, il butta dentro. Tutti conosciamo il butta fuori, no? Cioè, però in realtà i concerti di uno sconosciuto come Luciano all'inizio non ci andava nessuno, quindi bisognava buttare dentro delle persone. Io facevo il giro dei bar di Correggio, Frazione, partivo dalle ragazze la parte difficile, poi i ragazzi era un attimo a portarli e gli facevo mucchio davanti. Senti, so che hai scritto anche un libro per raccontare questa storia, Salutami tuo fratello, sì. Che è la frase che non mi sono mai sentito dire in tutta la mia vita. Immagino quante volte te l'avranno detto. No. Sì, guarda, succede tra le poche cose belle che ci ha dato il lockdown, è stato tanto tempo sì. e io ho sfruttato questo tempo per scrivere questo mio primo libro, ho messo insieme 33 capitoli che vanno dalla vita di famiglia, vita emiliana, vita musicale, vita di fratellanze famose, ragazze, insomma, nel mondo del rock and roll, ho messo insieme tutti questi capitoli, ma non trovavo un titolo che riassumesse tutto questo, no? E allora a un certo punto ho pensato, ma sai cosa metto? La frase Salutami che più mi sono fratello. Sentito dire in tutta la mia vita. Senti, io so che avete duettato insieme a Luciano e vorrei che tu ci facessi riascoltare un pezzetto di una canzone. Un pezzettino. Vai a prepararti perché vi facciamo ascoltare l'esibizione di Marco Ligabue che ci canta Sogni di rock and roll. Eccolo! Siamo qui, già le 4 e siamo qui. Finestrini socchiusi su strade indifese dai nostri pesanti HP. E così, anche il sabato è andato così. Si è bevuto, ballato, qualcuno ha imbarcato, il più scemo le ha prese una faccia così. Ombre dure, adatte all'ora, l'autoradio intanto va. Ritmo in blues e pestiamo coi piedi di più. Finché il polso cammina, facciamo mattina tenendoci su. Coi sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, sogni di rock and roll, e guai a chi ci sveglia, coi sogni di rock and roll.
Signori e signori, Marco Ligabue, grande Marco, grazie. Grazie, grazie per essere stato con noi.